quello vado a parlare con Fellaini. Queste sono le ultimissime immagini di Diego Armando Maradona, il più grande calciatore del nostro tempo, ma anche l'uomo che ha distrutto il suo mito. Era il più amato, il più stimato, il più pagato. Oggi la sua immagine è a pezzi in Argentina come in Italia, nel mondo. E la rabbia suscitata dal caso, che per complessità e modalità non ha precedenti specifici, rischia di sottovalutare, al di là dei torti indiscutibili del calciatore, il dramma che potrebbe nascondersi in quest'uomo. Mille perché ci hanno spinto a percorrere 22.000 chilometri. Cercavamo un eroe desaparecido del quale non si sapeva più niente. Alla fine l'abbiamo trovato, addirittura intervistato. Ma non abbiamo trovato il campione che cercavamo. Abbiamo trovato un Maradona che non conoscevamo. Dio a conocer un comunicado en nombre de Diego Armando Maradona, quien pide garantías para él y su familia. Viaja Maradona. Usted no cree. El representante de Diego Armando Maradona, el señor Coppola, hizo también importantes declaraciones aquí a Buenas Noches País. Compañeros de equipo, aquí está. Nostra consueta pagina sportiva, il caso Maradona. Gianfranco De Laurentiis, che è qui con me, ci fornirà le ultime notizie sulla telenovela del calciatore argentino. Gianfranco, che cosa sta succedendo a questo idolo, o forse ex idolo, dei tifosi del Napoli? Ecco, forse ex idolo a questo punto, sicuramente, perché la scomparsa in pratica di Maradona, del quale non si hanno più notizie ormai da parecchi giorni, soprattutto il Napoli non ha più notizie da parecchi giorni, è sicuramente molto preoccupante per i tifosi napoletani. La stampa mondiale ha acceso i riflettori sul campione del Napoli, mettendone impietosamente in luce i lati oscuri, le debolezze umane, gli aspetti controversi del suo carattere. È vero, mai un calciatore è stato così spietatamente marcato. Ma pure è vero che mai un atleta del suo livello aveva dato tante occasioni di svelare la sua vita segreta, l'altra faccia di una personalità complessa, di un uomo che non è facile da codificare, di un uomo che non è facile da gestire. Un piccolo genio in un piccolo corpo, plasmato dalla natura per il calcio. Oggi si punta l'indice, a ragione, ieri però si è taciuto a torto. Piccole reticenze nel rispetto di un formidabile asso del grande football. Piccole reticenze che hanno alimentato oltre misura il mito. Oltre i suoi dribbling, oltre i suoi gol irresistibili, c'è però la storia di una società che reclama giustamente i suoi diritti e di un calciatore che tradisce i suoi doveri. Una telenovela, una farsa. Una Maradona Story, una Maradona Dynasty. L'Argentina è un paese sterminato, come Maradona straordinariamente grande e pieno di contraddizioni, ricchissimo di risorse eppure incredibilmente povero, come per certi aspetti Maradona. In questo paese si è nascosto per quasi 60 giorni Maradona, sfuggendo a flash, a telecamere, ma anche alle sue responsabilità. Voleva essere ceduto all'Olympique Marsiglia di Tiganà, di Mozer, di Francescoli, di Tapì, che gli aveva offerto un contratto vantaggiosissimo, 14 miliardi in 3 anni. Amareggiato per il no del Napoli, se n'è andato a Las Lenas, sulle nevi. Poi a Corrientes, a pescare Dorados nel fiume Paranà. Poi l'autosegregazione nel suo appartamento al terzo piano, in Avenida Libertador, a Buenos Aires. In tutto questo tempo di lui non una foto, non un'immagine, non un'intervista, non una traccia. L'abbiamo cercato a Villa Devoto, dove abita il padre e la madre, in una bella casa di periferia. Non c'era. Poi lo abbiamo cercato nel suo appartamento. E Mario, 39 anni, tifoso del Boca, uno che legge la Divina Commedia e fa il portinaio, ci ha risposto che di Maradona non aveva visto neppure l'auto. E invece l'auto, una Mercedes 300 nera, era proprio sotto casa, in Avenida Libertador, angolo Calle Correa. La prima traccia, mentre in tutta Buenos Aires la gente litigava per lui. C'è da che lo dejen acá, nosotros ponemos la plata, lo tengo que no lo molesten más. Che pienso, soy víctima de un complot. Acá no, no hay complot, acá no hay complot. Se tiene que quedar acá, no tiene que más. Ma non la pata a Boca. No, tiene toda fortuna Boca. Che fortuna tiene Boca? Fortuna. Che dice? Che dice? Non vaya mai in Italia, che non va mai in Italia, che te non lo precisa. Claudia Villafane, la sua donna, insieme agli altri familiari, riesce per giorni a tenere lontano Diego dai giornalisti. Poi, finalmente, di notte, li sorprendiamo insieme. Maradona è seccato ma disponibile. Torna in Italia, dice. Giocherà ancora, dice. Sorride e promette di richiamarci. Ma poi legge i giornali, i resoconti e qualcuno parla di droga, di camorra.
Così, due giorni dopo, troviamo un altro Maradona che stavolta parla di tribunali, di confronti con Ferlaino, della volontà di non giocare più e di rescindere il contratto. E Diego non arriva. Di ieri sera l'ultima uscita, ma dall'aereo, il Boeing 747 della Aviolinea Sargentinas, volo 130 Buenos Aires, Rio de Janeiro, Roma, con il quale avrebbe dovuto finalmente raggiungere l'Italia e aggregarsi al Napoli, come gli impone il contratto. E mentre il Napoli, dopo averlo deferito al Consiglio federale, decide di citarlo anche in tribunale per risarcimento danni, Diego, l'idolo, continua a distruggere il suo idolo. Tutto quello che si è scritto oggi, per una settimana che ha mancato il palco. Noi vogliamo vivere la nostra vita, invece a quanto pare quando si firma un contratto per giocare al calcio si firma anche un impegno di vita, e questo io non l'accetto. E se Núñez, presidente del Barcellona, non l'accetta, è perché vuole essere più forte lui. Quiere essere più grande Núñez. Non credo che siano dichiarazioni come per far male al Napoli, per quello non credo che il Napoli metta a mano a queste dichiarazioni di Maradona, tutto il contrario. Secondo me devo chiarire le cose con Ferlaino, con Bianchi, con Moggi per continuare a fare il Napoli grande, soltanto quello. Dopo tutti questi mesi di polemica penso di finirla della miglior maniera. Parlerò con Ferlaino, le dirò che torno ad una determinazione molto molto drastica su tutto questo, perché non penso darle la ragione a tutto questo che stanno dicendo. Ho parlato con Guglielmo, ho parlato con mia moglie, ho parlato con la mia famiglia e ho tomato una decisione che non si immagina nessuno. Tre momenti diversi della carriera di Diego Armando Maradona. Tre tappe ben scandite nel tempo, ma tre dichiarazioni nella sostanza simili, che denunciano e confermano come qualcosa si sia rotto nel rapporto che legava il calciatore alla sua società di appartenenza. Il Barcellona prima, il Napoli poi. Perché quanto è accaduto in queste settimane tra l'Argentino ed il Napoli era già stato preannunciato dal travagliato suo ritorno nella scorsa estate per mettersi di nuovo a disposizione dell'allenatore Bianchi e della società, nonostante le reciproche dichiarazioni di stima e il vogliamoci bene generale che sancì quella che venne definita la pace di Lodrone, la sede appunto che ospitava il Napoli in ritiro. Chiedo scusa a tutti quanti, allenatore, ai tifosi, a tutti quanti, perché sicuramente tutto quello che abbiamo fatto questa settimana o in questi giorni sul giornale sicuramente è l'unico che è rimasto male, il tifoso napoletano. Il conflitto con il tecnico biancazzurro covava sotto le ceneri già da tempo. Si annunciò fin dal giorno della conquista dello scudetto, dopo la partita di Ascoli, e si manifestò con il documento avverso all'allenatore da parte dei giocatori che Maradona approvò, anche se materialmente non sottoscrisse perché assente. Le vacanze prolungate della scorsa estate e del ricorso alle cure del dottor Chenot a Merano, mentre i compagni erano già impegnati nella preparazione, furono un altro sintomo della rottura del feeling tra il campione e il suo club. E non erano testimonianza di una disaffezione nascente i fischi del San Paolo quando Maradona venne sostituito nel corso di Napoli-Pisa, penultima giornata di campionato il 18 giugno scorso? È la storia dell'incrinarsi di un rapporto che ripropone, come in fotocopia e con una parabola identica ma di percorso più lungo, quella già vissuta da Maradona nel suo primo approccio con il calcio europeo, quando dal Boca Junior si trasferì in Spagna nelle file del Barcellona. Di due stagioni, 82-83 e 83-84, la permanenza di Maradona nelle file degli azulgrana catalani, guidati dal connazionale Luis César Menotti, il tecnico campione del mondo con l'Argentina nel 78. 15 miliardi di lire, ingaggio compreso, era costato il contratto della stella argentina, definito dal presidente del Barcellona José Luis Núñez una pazzia, quando più tardi ne stilò il bilancio. La prima stagione, un'epatite tenne lontano dai campi Maradona per 4 mesi. Nella seconda, l'argentino ne perdette altrettanti in seguito all'infortunio subito nel duro scontro con il difensore dell'Athletic Bilbao, Goikoetxea, frattura del malleolo con rottura dei legamenti.
72 presenze e 45 gol, il bilancio di Maradona nel Barcellona, che con l'argentino ottenne una Coppa del Re e una Coppa di Lega. Questa proprio di fronte al Real Madrid, al Santiago Bernabéu, con un gol memorabile dell'argentino. Un rapporto breve caratterizzato da contrasti e continui screzi con i dirigenti catalani. Ripicche e polemiche a distanza, accuse da parte del club di mancanza di professionalità, mentre Maradona lamentava che i catalani non lo amavano più e che in quell'ambiente non riusciva a dimostrare il proprio valore. Poi la provvidenziale offerta del Napoli. Il primo gol del campionato lo firma a Cesena il milanista Giovanni Stroppa, 21 anni. A San Siro tira Dario Morello, anche lui 21enne, e l'Inter va in vantaggio sulla Cremonese. Con tanti big assenti, i giovani vivono un gran momento.